Buongiorno, rieccoci anche questo venerdì, ritorniamo come sempre puntuali con Vite in Corsia, con le tante storie, le tante testimonianze, i tanti ricordi e come sempre con lo spazio dedicato alla vostra salute e al vostro benessere. Buongiorno, Suor Cristina, bentrovata. Buongiorno Maria Antonia, buongiorno a tutti i telespettatori. Intanto facciamo insieme tanti auguri a Papa Francesco Francesco. che oggi compie 85 anni, davvero tanti auguri di buon compleanno, gli sono arrivati da tutto il mondo, ovviamente noi ci uniamo a questi auguri. Ed ora apriamo subito la nostra pagina dedicata alle storie e alle testimonianze con il nostro jingle di copertina innanzitutto. E allora, Suor Cristina, in collegamento una persona davvero speciale per la vita di tanti piccoli pazienti di Casa Sollievo ed è Mino Danuzzo, clown in corsia proprio nel reparto di pediatria oncologica. Buongiorno, Mino. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Ti abbiamo per un attimo strappato dalle corsie, dal reparto, però è per una buona causa, i tanti piccoli che sono lì, insomma, no, non ce ne vorranno, perché vogliamo raccontare quello che voi fate, che è un'attività davvero importante per dare un po' di gioia, un po' di normalità. Allora, raccontaci tu che cosa sono, chi siete voi, clown in corsia? Allora, noi lavoriamo qui a Casa Sollievo della Sofferenza dal 2004, quindi tecnicamente ad aprile dell'anno prossimo compiamo 18 anni e quindi siamo diventati quasi maggiorenni, cioè nel senso che fra qualche mese spegniamo 18 candeline. Quello che noi facciamo è un servizio di clownterapia professionale. Dove seguiamo i bambini oncologici, prima del Covid anche quelli pediatrici, e soprattutto la famiglia in generale, comunque anche il genitore che accompagna, che sia la mamma o il papà, il percorso di ricovero del bambino. Noi cerchiamo, in buona sostanza, di rendere, facciamo in modo che la degenza, il periodo che un bambino passerà in pediatria oncologica, facciamo in modo che questo periodo sia quanto più, tra virgolette, normale possibile, quanto più possa assomigliare alla vita che lui faceva prima della malattia e che ritornerà a fare dopo la malattia. Perché quello che noi diciamo sempre, questo è un periodo della tua vita che ha una durata e che quindi appena questo periodo finirà, tu ritornerai con la tua famiglia, con i tuoi sogni, con le tue speranze, con la tua scuola, a rivivere quella vita là. Noi cerchiamo, attraverso il gioco del clown, di portare un po' di normalità all'interno del reparto. Ovviamente utilizziamo la figura del clown perché è un reparto pediatrico. E questa foto con il padre, oggi compie gli anni. Esatto. Sì, stiamo Un vedendo momento le straordinario. tantissime foto che scorrono della vostra presenza, appunto, la vostra attività. Pasticcio e Marrangio, se non sbaglio. Chi è pasticcio e chi è Marrangio, però? Non l'ho capito. Pasticcio sono io, ovviamente Ok. Marrangio è l'altro. E l'altro. Per esclusione, Marrangio è quell'altro, sì. Ascolta Mino, noi ti abbiamo voluto in questo spazio, oltre che per raccontare di questa davvero nobile attività, anche perché questo è il nostro spazio dedicato alle storie e alle testimonianze e sicuramente voi di storie ne avete incrociate tantissime, sono state anche raccolte in un libro, tra l'altro, che si chiama Voglia di Vita, in cui appunto vengono raccontate le storie dei piccoli pazienti. Ora ovviamente non ti chiedo di raccontarle tutte perché sarebbe impossibile, però vorrei chiederti se c'è un minimo comune denominatore a tutte queste storie che a te colpisce particolarmente. Allora, ti raccomando, una domanda molto interessante, ti spiego perché. Noi non abbiamo fatto altro che raccogliere le storie che ci sono state appunto raccontate da chi le ha vissute in prima persona. Noi avevamo detto, l'unica cosa che noi avevamo detto,
non ringraziateci, no? Solitamente cioè, ringrazio, no. Raccontate la vostra storia. Quelli più piccoli, la storia è stata raccontata dalla mamma o dal papà. Quelli invece un po' più grandi hanno raccontato di loro. Quello che mi ha colpito, perché noi poi abbiamo avuto tutte queste testimonianze, che sono oltre 70, e poi ovviamente le abbiamo lette per correggere un po', insomma, rendere il tutto. La cosa che mi ha colpito di più è che tutte le storie, tutte, vengono usate parole tipo speranza, fede, bisogna crederci, non mollare mai, che sono tutte. Cioè, è tutto immateriale se vogliamo, cioè non c'è qualche cosa di materiale in tutto questo. E questo che cosa ci ha fatto capire? Quanto per loro la speranza e appunto la voglia di vivere sia un elemento fondamentale, perché veramente tutti quanti, sia i genitori che i ragazzi che potevano appunto scrivere, i bambini no, tutti e non si sono neanche parlati, quello che loro trasmettono a chi verrà domani ricoverato in pediatria, in oncologia. Loro dicono tutti questa cosa che li accomuna. Bisogna avere fede, bisogna avere speranza, bisogna crederci, bisogna non mollare mai. E questa cosa veramente ha accomunato tutte le storie, tutte. Quindi questa è una cosa che le ha accomunate tutte. Allora, vedo Suor Cristina che annuisce, che tu non conosci personalmente, ma siete parte comunque di questa grande famiglia. Suor Cristina, è una conferma quella che ci sta raccontando Mino, Sì, no? sicuramente. E soprattutto con i bambini, dargli veramente una possibilità di recuperare questa speranza, perché è chiaro che se è traumatico per l'adulto, ancora di più per il bambino, l'ospedalizzazione e le cure, soprattutto quelle oncologiche, è fondamentale. Il paziente che si arrende non lo recuperi neanche se è il raffreddore, cioè è un paziente che non segue, e non segue neanche il fisico, tra l'altro, non solo non segue lo spirito, per cui È fondamentale. A fondamentale. proposito di speranza, di voglia di farcela, di coraggio, di forza di andare avanti, voi non vi siete fermati neanche in quello che possiamo dire è stato il momento più buio dei nostri tempi, e parliamo ovviamente della pandemia. Vi siete attivati con un servizio, diciamo, a distanza, no? Esatto. Al di là del primo periodo, che noi abbiamo interrotto il servizio immediatamente, già dopo i primi casi, insomma, lo abbiamo interrotto. Poi l'abbiamo ripreso. Perché l'abbiamo ripreso? Prima di tutto perché l'ospedale crede fortemente nel nostro lavoro, e queste immagini lo dimostrano. Che cosa siamo riusciti a fare con la collaborazione appunto dell'ospedale? Creare questa postazione che stiamo vedendo, e in ogni stanza c'era una webcam attivabile ovviamente da parte del bambino o della mamma, che ci dava la possibilità appunto di essere in televisione in buona sostanza. Quindi loro sapevano che 3 volte a settimana ci avrebbero potuto incontrare attivando la telecamera, e quindi noi facevamo questo intervento non in presenza, ma che comunque serbava quelle che sono sempre state le nostre intenzioni. Abbiamo cambiato location, non c'è stato più il contatto umano, però non li abbiamo abbandonati. Ecco, in buona sostanza è stato questo, perché per loro è stato difficilissimo. Cioè, erano andati fuori di testa, no? Non potevano uscire, dovevano stare sempre con la mascherina. Era il primo periodo, quello peggiore, se vogliamo. Esatto. Quindi il nostro ritorno, anche in DAD, abbiamo fatto un ritorno in DAD praticamente. Il nostro ritorno è stato un inizio alla normalità, a quella che era la normalità del reparto prima del Covid. E da quello, che è durato adesso non ricordo bene quanti mesi, adesso siamo ritornati in presenza perché i vaccini ci hanno aiutato, perché poi abbiamo cambiato delle regole di ingaggio con la mascherina, non possiamo entrare in camera, dobbiamo avere il distanziamento sociale, ma il fatto di ritornare in presenza ti dà una forma di normalità, di ritorno alla normalità. E quindi ovviamente l'ospedale è lungimirante da questo punto di vista, ci ha prima dato quella possibilità.
E adesso ci ha dato questa nuova possibilità che appunto della presenza, per fare in modo che si senta un ritorno alla normalità. Perché per i bambini il ritorno alla normalità è fondamentale, perché questa, in questo momento della loro vita, non è la normalità. Quindi noi dobbiamo spingerli alla normalità, che è quella al di fuori del reparto. Grazie, Questo. grazie Mino, davvero grazie per essere Grazie stato tante. con noi, per Grazie a questa voi. tua bellissima testimonianza. Noi ti lasciamo andare, ti lasciamo Grazie, tornare dai tuoi piccoli amici grazie. e ti Ritorno auguriamo un nei buon panni di Natale. pasticcio. Esatto, torni ad essere pasticcio e ti auguriamo buon Natale e davvero buone cose. Ciao. Grazie anche a voi. Ciao. Sor Cristina, è davvero bellissima la testimonianza di Mino Danuzzo, poi con questa sua carica, con questa sua energia che insomma fa bene a donare e a trasmettere, no? Assolutamente sì, del resto è un'esperienza, diciamo che l'esperienza malattia è terribile, l'esperienza malattia durante il Covid è stata ancora più terribile, per i bambini ancora peggio. Allora, noi ci fermiamo per questa puntata con te, per questo spazio, ovviamente Vita in Corsia va avanti subito dopo la pubblicità con la nostra pagina dei ricordi, con te ovviamente l'appuntamento è per il prossimo venerdì. Venerdì. Arrivederci. Diamo la linea alla regia e poi si torna ancora insieme con Vite in Corsia. E anche oggi vengono a bussare alla nostra porta i tanti ricordi, grazie alla memoria preziosa di Lucia Miglionico e Peppino Petracca. Bentrovati e buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. E i nostri ricordi oggi parleranno proprio, ci riporteranno proprio alla nascita del reparto di pediatria oncologica. Sì, perché non potevamo non parlare un po' di quello che invece è stato il mio diretto rapporto con i bambini e in maniera indiretta quello di Peppino, perché con la diagnostica per le immagini, soprattutto con la medicina nucleare, era il punto d'incontro di noi coppia, noi famiglia, per poter condividere anche professionalmente il reparto. E la pediatria oncologica è un paradiso in casa sollievo. Ricordo che appena arrivata in ospedale a lavorare negli anni Ottanta, la sofferenza più grande era proprio il trasferimento dei piccoli pazienti. E venivo da un'università prestigiosa, venivamo da un'università prestigiosa, Bologna, e avevo fatto un tirocinio durante la mia formazione proprio in pediatria oncologica e lì avevo conosciuto famiglie che venivano dalla Puglia, che venivano dal Gargano soprattutto. Ricordo ancora che il caso clinico del mio esame di stato era proprio un bambino di San Giovanni Rotondo. Per cui quando arrivai in reparto e dover trasferire i pazienti, quelli più I fragili, più piccoli, quelli più certo. delicati, per delle terapie che durano mesi, se non addirittura anni, e con una sofferenza terribile, quindi di tutto il nucleo familiare, è rimasto sempre un cruccio. Ma come diceva Padre Pio, le vie della provvidenza sono infinite e quindi piano piano dovevano maturare i tempi. Ogni volta che c'era uno di queste nuove diagnosi, ricordo che mi tornavano alla mente le parole del discorso che Padre Pio ha fatto nel primo anno dell'inaugurazione di Casa Sollievo, quando parlando dell'ospedale parlava di una cittadella con una tecnologia super avanzata, un centro intercontinentale, dove la cura del corpo e la cura dello spirito. E ogni volta ci sentivamo proprio defraudati di questo suo grande progetto, di questo suo grande desiderio. Per cui poi, maturati i tempi, l'azione dello spirito ha voluto che partissimo
proprio con i primi casi nel 1996. Ecco perché sono molto legata. Dire un quarto di secolo di pediatria per me è dire gran parte della mia vita professionale. Tu hai portato anche delle foto che adesso la regia ci aiuta a guardare, come sempre preziose, perché davvero, eccole sì. qua, ci riportano ecco, ai primi tempi proprio. Eravamo nell'ospedale grande prima e la pediatria occupava tutto il quinto piano, che poi è il secondo dell'ala nuova, il quinto piano, ma non era tecnicamente adeguata, aveva bisogno di ristrutturazione ampia. E allora è stato praticamente così che nel 2002, quindi l'anno prossimo saranno 20 anni, ai primi di ottobre, il 2 ottobre, che è il giorno degli angeli, e abbiamo fatto questo trasferimento. Anche lì un momento qui di... Qui invece le foto che vediamo adesso, ecco, sono già in quello che sì. oggi è il poliambulatorio Giovanni Sono Paolo. Quelle che sono Secondo già nel poliambulatorio. È la sede della pediatria. Certo, ed infatti sono i momenti di preghiera. C'era Monsignor Ruotolo che è venuto a celebrare la prima messa. C'erano delle foto dove si è visto proprio il momento del trasferimento. Ricordo i pulmini con i palloncini, proprio per testimoniare con i bambini i momenti di festa. Ecco, questa è l'equipe della pediatria oncologica. È un reparto vivo, io dico un paradiso, perché nonostante la pandemia ci sono ancora i sorrisi, ci sono ancora le gioie, ci sono ancora la possibilità di dare ai bambini il sollievo della sofferenza e soprattutto alle loro famiglie. Nonostante la pandemia, nonostante la tanta sofferenza che comunque c'è. Nonostante la pandemia, ecco, questi sono i momenti di festa. Abbiamo sempre festeggiato i loro compleanni, che diventavano i compleanni dei nostri figli. Si sta ancora tuttora, in questi giorni c'è stata la squadra del Foggia, che su, diciamo, invito della nostra direzione, ma soprattutto perché c'è un ragazzo che è eccezionalmente fanatico e tifoso del Foggia, e quindi praticamente i momenti di festa ci sono e ci sono ancora nonostante la pandemia, con tutte le Ovviamente. Precauzioni, con tutte le cautele. Momenti Peppino, belli. Dicevamo prima che nonostante tu non sia stato operativo sì. diciamo, nel reparto di pediatria oncologica, ma ovviamente col tuo reparto, come ricordava giustamente Lucia, c'è stato comunque sempre un legame proprio per le diagnosi, grande, sì, una grande quindi in qualche modo è anche, diciamo, è stata anche la tua Sì, casa. Ho vissuto seppur indirettamente, ecco, tutte le vicende, le gioie della pediatria. Qualche volta ricordo che c'era una manifestazione proprio in questi giorni di Natale, che un panettiere di San Marco, sì, il tema era mani in pasta, e ho aiutato a fare le pizze con i ragazzi, insomma. Quindi di iniziative poi se ne mettono sì. tante in campo, anche sì. per far vivere tante. Un po' di normalità. Il concetto fondamentale è quello dell'assistenza globale. Allora, la terapia si può dire, cioè la malattia si cura da sé, nel senso che hai dei protocolli stabiliti, nel senso, diciamo, una diagnostica, un accompagnamento, ma c'è tutta quella parte sana del bambino. Quella parte che, grazie anche ai clown, noi riusciamo a far sorridere. Ecco quella qua, parte, vediamo ecco, questa foto. È una delle foto a cui faceva riferimento Peppino, ma ce ne doveva essere una dove c'era proprio lui che pasticciava con i bambini. Una famiglia anche in quello, cioè nel partecipare in maniera attiva a tutte le iniziative. La pediatria oncologica non ha mai lavorato da sola,
perché grazie alla collaborazione di tutti i reparti, di tutti i servizi, la diagnostica medico-nucleare, la diagnostica radiologica, le chirurgie, le consulenze, ecco perché è grande famiglia. Se possiamo fare quello che facciamo è perché tutta Casa Sollievo ruota attorno all'ammalato fragile. Una volta ricordo che insieme a padre Leonardo dissi: padre, Gesù diceva che nel malato c'è Gesù, cioè padre Pio diceva che nel malato c'è Gesù, nel malato povero c'è Gesù due volte. Nel malato, nel piccolo malato oncologico, che cosa c'è? E padre Leonardo, guardandomi e sorridendo, dice: c'è tutta la Santissima Trinità. Perché praticamente il malato oncologico piccolo è il più fragile in assoluto. E la sua famiglia, esatto, è quella che in maniera forte e importante ha bisogno di essere accompagnato. Al bambino gli togli il dolore e gli dai dei giochi e ha ottenuto già il suo obiettivo. La famiglia ha bisogno di tutto il sostegno, non soltanto della preghiera, ma proprio il sostegno materiale. Ricordo le frasi di una madre quando scrisse una lettera e parlando del Natale lei diceva: un Natale che sapeva davvero di Natale. Le passeggiate nel corridoio come sul corso, e le soste in cucina come al bar, i sorrisi delle infermiere come la gioia e l'accoglienza da parte dei parenti e degli amici. Questi sono gli obiettivi, ed ecco perché con gioia veramente i 25 anni della pediatria oncologica, che il cui ricordo parte da quest'anno, 96, si completa l'anno prossimo, perché poi si è completato. I bambini piccoli, quelli malati di leucemia, li avevamo, li accoglieva il reparto di ematologia dell'adulto. Però il sogno era quello di dare anche la stanza idonea al bambino col bambino, al ragazzo con il ragazzo. Certo. Ed ecco perché poi nel 97 si è completato il progetto con l'arrivo del dottor Ladogana, attualmente ancora in servizio primario del reparto, e di Celeste Ricciardi, la responsabile, la coordinatrice infermieristica. Che li vediamo in questa foto. Sì, in modo da poter dare ai bambini, ecco la grande famiglia, esatto, quindi, fatta dagli infermieri, fatta dai i vari colori delle divise, con le varie, i clown, pasticce e marrangio, la scuola, i volontari, tutti. Un piccolo mondo, un piccolo mondo a sostegno davvero dei più fragili e dei più piccoli. E grazie per aver condiviso con noi questa preziosità, questa davvero bellezza che uno magari non immagina di trovare in un luogo di sofferenza e che invece c'è ed è fondamentale. Grazie ancora, grazie anche a te Peppino, grazie davvero per essere stati con noi anche questo grazie venerdì. Grazie a voi, grazie per averci dato la possibilità di ricordare. Riportare al cuore, come significa appunto ricordare. Noi ci fermiamo ancora qualche istante e poi sempre qui per la nostra pagina dedicata alla salute. E ritorniamo per l'ultima parte di Vite in Corsia, dedicata come sempre alla salute. Lo spazio salute di questa puntata si lega in maniera importante all'attualità, perché parleremo di Covid in fascia pediatrica, della malattia appunto che può contagiare, come stiamo vedendo, anche i più piccoli, e di quanto sia importante la vaccinazione. Ascoltiamo la dottoressa Maria Pastore, primario di pediatria in Casa Sollievo della Sofferenza. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, e con Vite in Corsia l'appuntamento è per il prossimo venerdì.
Dal dicembre 2019 la malattia da coronavirus si è rapidamente diffusa, diventando la prima pandemia del XXI secolo, rapidamente diffuso in tutto il mondo e causando circa 2 milioni di morti. Nella prima parte della pandemia i bambini sembravano essere molto meno colpiti. Si valuta dai dati riportati che soltanto l'1,8% risultava essere positivo nella fascia dell'età pediatrica, mentre i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella ultima parte dell'anno, quindi a novembre 2021, risultano essere colpiti il 25,4% in età pediatrica. Questo aumento è dato sicuramente dall'aumento del numero dei tamponi, ma è dato soprattutto dal fatto che proprio la fascia pediatrica risulta non coperta dal vaccino, quindi essendo questa non coperta dal vaccino, più esposta al contagio. I sintomi dell'infezione da SARS-CoV-2 nei bambini variano molto in rapporto all'età. Nella prima infanzia, oltre a febbre e tosse, sono più rappresentati i sintomi del tratto gastrointestinale, come il vomito, la diarrea, i dolori addominali, mentre man mano che i bambini crescono cominciano a presentare sintomi delle vie respiratorie, tosse, rinite, raffreddore, mal di gola e ancora nei più grandicelli l'astenia, le mialgie, le artralgie, il malessere generale. È soltanto nella fase adolescenziale che compaiono l'alterazione del gusto e dell'olfatto. Le differenze con l'adulto è prevalentemente segnato nel decorso. In genere in età pediatrica il decorso è meno grave rispetto a quello dell'adulto. Questo perché c'è un sistema immunitario molto più vivace, più reattivo, che dà una risposta all'insulto virale sicuramente più rapida e più efficace. E questo spiega perché i bambini hanno una malattia poco sintomatica rispetto a quella dell'adulto. Manifestano meno complicanze perché hanno meno comorbidità. Mentre ancora di più frequenti e quasi esclusivamente ad appannaggio dei bambini sono per esempio le lesioni cutanee, come la livedo reticularis, quello che comunemente va sotto il nome di geloni, o altre manifestazioni cutanee pressoché assenti nell'età adulta. I sintomi presentati in corso dell'influenza stagionale dell'infezione da Covid-19 sono sovrapponibili quasi nella complessità, nella totalità, quando sono sintomi che interessano le vie respiratorie, quindi la tosse, la rinite, il raffreddore, la febbre. Se invece compaiono dei sintomi che sono più tipici, patognomonici dell'infezione da Covid, come la perdita del gusto e la perdita dell'olfatto, allora è più facile distinguere le due infezioni. Il contagio della malattia da Covid-19 avviene, come abbiamo imparato, con un contatto diretto, quindi tramite le goccioline trasmesse durante il parlare, il cantare, lo starnutire. Un contagio indiretto con le superfici è stato dimostrato. Non è ancora stato chiarito il ruolo della trasmissione orofecale, nel senso che il virus è stato dimostrato nelle feci, ma non sappiamo se è in grado o meno di contagiare, mentre in letteratura è stata confermata la trasmissione materno-fetale. Però mi piace dire che la mamma positiva può allattare il proprio bambino, mantenendo ovviamente le misure di prevenzione. I contesti più a rischio sono i contesti in cui non si è obbligati o si è obbligati a non poter osservare le misure di prevenzione.
faccio dire, diciamo in quei contesti dove non bisogna tenere la mascherina, quindi durante le feste, dove si canta, si balla, dove i bambini praticano attività sportiva. Mentre per quanto riguarda la scuola, mi piace sottolineare che non ha avuto, negli studi anche pubblicati, un impatto importante per la diffusione del contagio. Le scuole, lì dove si mantengono le misure di prevenzione, la mascherina, la distanza, il ricambio di aria, non sembrano avere impattare così negativamente sulla diffusione del contagio. Il gold standard della malattia da Covid-19 è il test molecolare. Il test molecolare va a valutare dei frammenti di RNA virale. Sono dei test che sono eseguiti da personale addestrato, richiedono 2-4 ore e sono abbastanza costosi, ma hanno una sensibilità molto elevata, raggiungendo il 100%. Questo significa che hanno una grande capacità di prendere e di valutare la reale malattia, il bambino infetto. I test antigenici sono invece dei test poco costosi, di più facile esecuzione, sono più rapidi, ma sono gravati invece da una sensibilità minore, per cui è più facile avere un falso negativo. Questo perché vanno a valutare delle frammenti proteici verso cui vengono rivolti gli anticorpi verso il Covid, e questo solo se sono presenti in grande quantità. Quindi, per esempio, nella fase iniziale di malattia questi test possono essere falsamente negativi, come anche se fatti a distanza di tempo dall'insorgenza dei sintomi sono gravati da false negatività. Per cui chi sottoporre al test molecolare, se noi abbiamo un bambino sospetto di malattia o con sintomi, va eseguito il test molecolare, mentre il test antigenico va eseguito e utilizzato come test di screening in contesti a rischio, come può essere la scuola o altri contesti associativi. La cura del paziente pediatrico Covid positivo dipende dal quadro clinico. L'OMS ha classificato la malattia in lieve, in moderata e in grave. Ovviamente i bambini, abbiamo già detto, che presentano un quadro poco sintomatico, quindi la gran parte hanno una forma lieve di malattia. E questi bambini possono essere sicuramente trattati a casa con la sorveglianza del loro pediatra di libera scelta. I farmaci che vengono utilizzati sono farmaci sintomatici in questa fase, quindi il paracetamolo. Sull'utilizzo dei FANS i dati sono controversi. Non è indicato invece la terapia antibiotica a meno che non vi è un sospetto fondato di verosimile infezione batterica. Per quanto riguarda invece le indicazioni al ricovero, queste vanno date lì dove c'è comparsa di difficoltà respiratoria, di dispnea, di bisogno di ossigeno, oppure se c'è una grave disidratazione, di infusione di liquidi endovene. Un'altra categoria che è indicata il ricovero è nei lattanti febbrili al di sotto dei 3 mesi e in categorie di pazienti particolarmente a rischio. Dai dati che abbiamo a disposizione, sia delle agenzie regolatorie che degli studi eseguiti, sia in fase 3 ma anche in fase 4, cioè sugli studi fatti sulla popolazione già vaccinata, possiamo affermare che i vaccini ad RNA nella fascia dei bambini dai 5 agli 11 anni sono sicuri ed efficaci. In America sono stati vaccinati più di 3 milioni di bambini con una copertura vaccinale, una prevenzione all'infezione pari al 90,7%. A questi dati sono stati confermati anche da altri studi eseguiti in Israele e in Canada. Sappiamo che l'incidenza di effetti collaterali è molto bassa, tranne il dolore in sede di inoculo, e dei rari casi di miocarditi, sono delle miocarditi che
si evolvono rapidamente in maniera benigna, si risolvono, autorisolvono e sono di gran lunga inferiori alle miocarditi che invece si sono osservate durante l'infezione da Covid. Vaccinare i bambini è prioritario perché è prioritario tutelare la loro salute. È un concetto che da pediatra voglio sottolineare. È raccomandato vaccinare i bambini perché, anche se raramente, loro possono presentare una malattia grave. Loro è proprio la fascia di età dai 5 agli 11 anni, quella in cui è maggiore in questo momento la crescita dei contagi. I bambini vanno vaccinati per tutelare anche la loro presenza a scuola e noi sappiamo quanto la scuola in presenza dà un impatto positivo allo sviluppo della personalità del bambino stesso. Vanno vaccinati perché i bambini vaccinati sono più sicuri e più liberi. Sono liberi di vivere la loro vita in maniera normale, adeguata alla loro età. Sono liberi di partecipare ad associazioni, all'attività sportiva. Limitare questi spazi sociali, limitare i loro movimenti è stato dimostrato ormai da diversi studi che impattano negativamente sullo sviluppo psicologico e della loro personalità. Restrizioni nei rapporti sociali hanno segnato particolarmente i bambini durante il lockdown. Si è visto un aumento dei disturbi d'ansia, dei disturbi del sonno e delle sindrome depressive. Cari genitori, così inizia una lettera indirizzata ai genitori dalla Società Italiana di Pediatria. Hanno indirizzato questa lettera proprio ai genitori della fascia dai 5 agli 11 anni in cui viene aperta adesso la campagna vaccinale. Questo per fare una buona informazione e per far fare ai genitori delle scelte consapevole basate su evidenze scientifiche. Anche se raramente, non dobbiamo assolutamente dimenticare che il bambino può sviluppare una malattia grave. In Italia si contano ad oggi 37 decessi e 209 ricoveri in terapia intensiva. Ovviamente nel tempo stanno aumentando anche gli esiti a distanza delle infezioni gravi nei bambini, come il long covid e la malattia multisistemica iperinfiammatoria, una complicanza molto grave. Mi piacerebbe sfatare il luogo comune che l'infezione da SARS-CoV-2 nei bambini è innocua. Scegliere quindi di vaccinare i bambini ritengo sia un atto d'amore verso i propri figli e verso gli altri.